Hola a tutti ragazzi, qui da Box, siamo sulla nuova testa di For Speed 2016. Come vedete abbiamo la mia bellissima Nissan GT-R 0 a 100, 2,40 secondi, 980 secondi, 239 di uscita nel quarto di miglio, 358 all'ora di velocità massima, 972 cavalli. Ho abbastanza nerdato per potermi permettere questo gioiellino. Li trovate sempre alla mia bella Subaru, ma adesso andiamo a fare le gare per come si devono. Allora, mi ha chiamato una tizia che doveva raggiungere 1 milione di reputazione, ce l'ho fatta, e ho 13 piloti da battere. Uno, adesso c'è il primo, quindi ho 13 piloti da battere come una vecchia blacklist. Sì, Need for Speed, ma andiamo a fare immediatamente. La cosa è questa: gente nuova in città, portatemi una gara su più giri, che taglia per prima volta quarto, vince, mi danno 7.000. Sto risparmiando per comprarmi una Lamborghini, perché voglio comprarmi una Lambo. Una Lambo. Poi punterò a farmi un bel golf con 1000 cavalli. Comunque, detto ciò, vinci la Edis Challenge 1, 1 di 13. Qui con me c'è Eddie in persona. Benvenuto. Ciao, frate. Grazie. Dunque, prima gara, primi piloti. Che ne Dai. dici? Sono spacciati. Beh, intendi eliminarmi? Adesso, come vedete, va fortissimo la mia bella GTR. Sì, questo è Eddie, un uomo di poche parole ma molto taglienti. Ma va a cagare. Buona fortuna. È un bel gioiellino, cioè, diciamo, si guida abbastanza bene, devo dire. Voilà. Voilà. Mamma mia! Vai, vai, si buttaci dentro la seconda, vai, vai, cambio automatico, quindi velocità di cambiata veramente molto molto veloce. Grande potenza, devo dire, controllo più o meno buono, si può fare meglio. Però come vedete la potenza. Madonna, musichetta mi ha tirato su. Però come potete vedere, due giri, mei coglioni. Dai, dai, non molliamo, dai, poi non ho paura. Non ho paura, dai, nessuno mi deve dire bravo, faccio solo il mio dovere. Drifting, attenzione, Nissan GT-R Proto, anzi Premium più che Proto. Secondo giro. Con un netto vantaggio, spero che l'altra gara sia subito dopo questa. Così riusciamo a farcela il più possibile. Visto che pagano anche bene. Ah, però mi stanno abbastanza al culo, questi, cioè mi stanno abbastanza vicini. Entro un minuto che abbiamo finito. Col teletrasporto la mia vita è cambiata, lo devo dire. La mia vita è completamente cambiata. Perché riesco a risparmiare circa. Dai, dai, dai. Tra viaggio eccetera riesco a risparmiare mezz'ora ad ogni puntata, più o meno. Dai, non mollare, non hai paura. Dai, 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 dai. Ah, non sono come quelli. Madonna, cosa c'era lì? Dai, 900 metri. Dai. Fabstron. Ah, no, vi prego, dimmi quando ho perso adesso, bestemmio. Dai. Pazzo. Grande rischio, solo per fare mettere un po' di pepe nella gara. Te la sei fumata, amico? Vado a postare il tutto. Quasi livello 30. Livello 30 si sbloccano dei miei potenziamenti. Grandi. Dimmi. Ehi, sono io. Mi chiedevo cosa stessi facendo. Che cazzo ciao, ne frega? ti va di demolire qualche strada? Aspetta, sono al telefono. Ti unisci a noi? Con chi parli? Indovina. Fallo venire. Ci siamo meglio, eh. Fermi Dai, ti tutti. vedo Comunque, ci vediamo in pista. Va bene, cominciamo con la seconda gara. Meglio, gara sprint, sì, seconda gara, signori, seconda gara. Con questa macchina penso che di poter finire il gioco, anche se vorrei finire con Lamborghini per portare l'orgoglio italiano. Anche se il Ferrari 4583 mi stuzzica l'appetito e la fantasia, eh. Però il Lambo è Ai Lambo. vostri posti. Anzi, con l'F40 vorrei finirlo. Grande orgoglio, quella forse una delle migliori macchine mai create. Ho messo. Come accelerazione diciamo che me la cavo più che bene. Sono 8 km. Di nuovo io, Melissa.
Dimmi. I primi perdenti sono fuori e siamo pronti per ripartire. Sì. I dati del prossimo evento sono online. Dai un'occhiata. Lo sto già facendo, zia. Piacerebbe avere il giorno e notte qua come The Crew. A breve ripartiranno anche i video di The Crew. Ci sarà l'aggiornamento con nuovi bug, eccetera. Tutto che ho qualche credito ancora ce l'ho. Dai, non mollare, non hai paura. Fisso i 2,70. Ok. Ok. Vai. Così. Voilà. Mamma mia, che musichetta è molto underground, eh. Non hai paura, dai. Guarda che roba, così tranquilli, 3,20. Wow. Drifting. Poteva andare peggio. Poteva andare molto peggio. Manca solo 4 km. Certo, con la velocità lì ci mettevo un secondo a finire la gara, ma in automatico non mi sarei mai divertito. Però queste sono gare puramente in solitaria, perché ho la macchina, ho nerdato abbastanza, quindi io sono abbastanza avanti a livello di veicolo più altro. Oddio. Oddio, no, contromano no. Oddio. Oh, porca. Uno passava. Uno. Molto veloce. Mi hanno fatto schizzare 2,80. Ma dove, che roba, che colonna sonora. Oddio, incontrollabile, signori. Mamma mia, troppa potenza. Quasi 1000 cavalli. Sì. Vai, vai, vai. Wow, 300 all'ora. 7000. Non sono passato al 30, non penso. No, infatti. Quasi, eh. Ancora due gare, se massimo al 30 sblocchiamo dei bei potenziamenti, eh. Ciao, sono Melissa. Ciao. Non posso dire di essere colpita, perché, lo ammetto, non mi capita mai di esserlo. Ma sei arrivato fin qui e vorrà... Ho fatto due gare, sì, ho distrutto la blacklist, quindi non ho paura io. Ancora questo, attacco a tempo. 721.000. Riusciamo a farne forse 4-5. Sperando di vincerle. Sperando assolutamente di vincere. Però che cosa vi stia facendo, eh? A me sta facendo davvero molto. Sto cercando di andare troppo avanti nella storia da solo. Ok, andiamo avanti. Pronti per la gara 3. Io sono pronto, tu sì, sei pronta a darmi dei soldi proprio di cash. 13 km. Minchia. Facciamo vedere chi ha il GTR, fra. Cos'è stato? Non c'era niente. Mannaggia la Pentecoste. Andate tutti a cagare. Bug su bug. Dai, dai, non hai paura. È a tempo. Ma tutte le volte, mannaggia. Tutti qua ci schiantiamo. Però in automatico ci schiantiamo tutti, quindi va benissimo. Sono primo, 47 secondi e 50. Non posso fare errori. Se no... Oh, ho rallentato troppo. Ho rallentato veramente troppo. Ok. Vai, 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 vai. Ok. Sono riuscito a tenerla bene, bene. Ma niente che frega, ci deve essere un bug, tipo. Ho fatto 43 secondi io. No, no, no. Non posso. Vabbè. Fame. Vai, vai. 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 Primo.
Ci deve essere buggata quella zona lì, perché avete visto, appena tocchi succede qualcosa, ma vabbè. 35 secondi, ma minchia, ma come si fa? Va bene. Dai. Non ce l'ho fatta. Dovrei avviarlo, pensate voi. Cioè, è incredibile. Devo riavviarlo. Ma è successo, eh? Ma lì perché lì ti buggavi continuamente, quindi. Vediamo un po'. Enceladus Challenge 3. Prontissimo. 3-2-1. Vai. Vai. Vediamo un po'. Questa è. Non è underground o altro che tan 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 tan. Questo è carbon. Erroraccio. Non gira un cazzo. Vai. Voilà, 40 secondi, però devo chiudere a 35. Ma poi non mi buggo di nuovo lì. Qua mi sono rovinato un tempaccio, eh. Un tempaccio. Lo so. Si va a dire che l'altro era 48. Nuova fornitura per blocco forato. Enca, che cazzo ho detto quel coso? Mi interessa le prestazioni, fra. Dai. Dai, non ho paura, 38 secondi ho fatto quella, dai, impossibile, non ce la posso fare, 38 secondi è impossibile, ho 39, dai, ci riprovo, dai, vediamo, è abbastanza dura come gara, eh. La bella cosa che mi rallenta molto sono queste curve qua, eh. Ok. Dai. 35, ma succhiami le palle. 35 secondi, vai a fanculo, ce l'abbiamo fatta, forse. 35,93, no, sono secondo. Minchia, dura, secondo, mannaggia, oh, mannaggia. Ok, vuole la guerra, va bene, fra, vuole la guerra. Penso io, signore. Vediamo se abbiamo sbloccato qualcos'altro di un pelino più potente che mi dà qualcosina in più di prestazioni. Vai. Lo sapevo. Blocco motore, lo sapevo che mi aiutava il mio bel amico Block Motor.
983. Lo compro, ho bisogno di tutta la potenza possibile. Se questa qua non ce la faccio, dovrei provare a pompare un po' su Emi e vedere. Però dai, la terza voglio vincere, dai, la terza voglio vincere. No, anzi no, va. Ci vediamo un giorno sabbatico, una puntata sabbatica, come si dice. No, voglio vincerla, è in culo a lei. Vado, vado, sto andando, raga, sto andando, fra. Le missioni poi della storia principale le faccio io con calma, giusto per sbloccare qualche pezzo, soprattutto Emi. Per arrivare al migliaio di cavalli, siamo a 980. 980 cavalli, cosa del genere. Un mostro. È un po'. Speriamo, lì sbaglio le curve. Io sono pronto, fra, e tu? Vai, 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 vai. Quanto va forte sta macchina, è incredibile. Vai, vai, vai. Vai, vai, 38, e là, tutto bene, faccio 34 qua. Niente, qua è buggato, non si può fare, non si riesce, non si può fare. La bolla prendi perfette, allora hai qualche possibilità. Ma diventa veramente impossibile, non c'ho manco il NOS. Ah, lo sapevo che prendevo male. Questo l'ho fatto veramente malissimo. Dai, 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 dai. In 4 secondi, no? Che merda. Come è stato? Non ho capito come è stato. Vai, 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 vai. Dai, non hai paura. Meno 2, 35, 36, 36, trovo, stop. Che cazzo c'è lì? Non ce la faccio. Sono troppo lento lì. Quel punto lì mi frega, ma che palle. Che palle, signor. Bella, bella curvetta questa. Dai, più un secondo addirittura, meno due. Ma porca bastasen. E poi uno non deve bestemmiare, c'ho 40 secondi. Dai. Arriva via di nuovo. Questa è l'ultima, lo prometto. Tanto voi avete visto forse solo questa. Probabilmente. Penso. Non lo so. Probabilmente se avete visto solo questa, tanto posso tagliare. Viva l'editing, viva l'editing. Io la odio sta gara, se l'ho fatta 10 volte. 10, non ce la faccio più. Direi che io ho un GTR, fila, è il mio GTR. Eppure non riesce niente, non ce la fa. Perché qua c'è questa strada lì, c'è il bug. Ok, piano, benissimo, bravo. Thank you.
39, niente, 39 è il massimo che riusciamo a fare al primo giro, va bene. Prego, ti prego, ti prego. Se riesco a farlo impeccabile su questa recuperiamo un bel po' di tempo, eh. E questa è bella stretta come curva. Dai, meno 3. Ma come Dio. Niente, tutto bene. Per fortuna siamo ancora all'inizio. Io ho fatto 35-56, a breve vedrete che lui farà molto meglio di me. Guardate, a breve lui farà un tempaccio senza senso di esistere e io perderò. Beh, questa gara, questo giro qua me lo posso prendere pure con molta calma. Guardate, guarda, adesso io fra un po' vedrete un 31 lì e lui sarà lui, è un mito. Il 50 adesso. Niente, non ce la faccio. Perché non gira, Dio porco. Non gira. Però sono primo, non è male, eh. Solo che mancano 40 secondi, io c'ho ancora un giro. Lui sicuramente farà meglio. Lui sicuramente farà meglio di me, quindi in automatico. In automatico ho perso. Quattro secondi, non ce la faccio. Vai. Cioè, vi rendete conto che bug che c'è in sta strada? Mi viene da bestemmiare. Sì, sicuramente ho perso. 2, 1, non è convinto! Yes. Ce l'abbiamo fatta, signori. Campione del mondo. Ok. A cagare. Ok ragazzi, direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Non so quanto tempo avete visto questo video, non so niente di niente. Vi dico solo che è stata veramente una cosa da morire, da sclerare, non ce la faccio più. Quindi ci vediamo al prossimo video, allora tutti da poco.